Benvenuti nel mio nuovo video. Come vedete mi trovo in un bagno e qui abbiamo una valvola di un calorifero che non funziona più. Questa valvola non è termostatica, invece di questa noi oggi mettiamo una termostatica tipo questa della Danfoss a squadra. Praticamente la valvola alla fine va messa così e poi abbiamo la testina a sinistra e non in mezzo qua, cioè così dritta. Prima cosa che dobbiamo fare è chiudere il flusso dell'acqua e quello facciamo qui. Ho un collettore qui di fuori, vi faccio vedere dove chiudo io. Da voi, se non avete un collettore, certamente bisogna chiudere tutta la casa perché il calorifero va smontato. Non è possibile cambiare la valvola senza smontare questo calorifero. Qui da me è molto facile, io devo chiudere questa qua che è la camera 42 e devo chiudere anche questo ritorno. Adesso flusso dell'acqua è chiuso, possiamo smontare il calorifero. Come vedete qui io ho coperto un po' per non sporcare perché l'acqua è veramente sporca e qui vedete queste viti qui, c'è una qua e una dall'altra parte. Queste due viti vanno leggermente smollate e poi il calorifero viene in fuori così. Prima dobbiamo verificare che sia chiusa l'acqua, apro questo valvolino. E come vedete è chiuso, non c'è acqua in pressione. Smollato le viti sopra, dobbiamo smollare questi due dadi e qui può essere che ci arriva un po' d'acqua. Calorifero è senza pressione, però l'acqua c'è sempre dentro e come vedete qui mi arriva un po'. Svito del tutto, poi tirandomi fuori il calorifero tengo qua con un dito per non far uscire l'acqua del tutto. Calorifero lo scarico nella canalina della doccia e io posso smontare già la valvola. Adesso praticamente l'acqua non mi arriva più perché il tubo è senza pressione. Poi dobbiamo grattare via la canapa vecchia. E pulire bene i resti della canapa vecchia. Poi metto la canapa nuova. E ho già fatto un video come si fa a mettere su canapa e teflon. E si mette anche un po' di pasta. Questa è la valvola nuova. Posso già avvitarla. Io vi faccio del link con questi prodotti e anche con l'attrezzatura usata da me in questo video. Chi vuole può guardare sotto nella descrizione. Ok, qui dobbiamo vedere la distanza dalla parete fino alla valvola, quella deve essere
uguale, altrimenti abbiamo il calorifero storto. Quello che dobbiamo fare è anche cambiare questo pezzo della valvola, cioè questo qui, dobbiamo svitarlo. Io ho una chiave speciale, chi non ha una chiave così può semplicemente usare una chiave esagonale, cioè una chiave a brugola. Con questa va molto più veloce. E poi, come vedete, il nuovo è dentro esagonale, cioè la brugola. Avvito questa e poi mettiamo sul calorifero. La avvito del tutto. E pulisco la canapa che è in più. Così abbiamo tutto bello pulito. Adesso è tutto pronto, posso mettere sul calorifero. Se esce un po' di quell'acqua nera sporca, ho coperto tutto sotto, non dovrebbe succedere niente. Tengo qui le dita, così almeno finché non lo giro non mi esce acqua sporca. Non esce ancora, lascio uscire il contenitore. E dopo vi faccio anche vedere come quell'acqua è proprio nera nera e densa anche. Qui sarebbe da fare anche un lavaggio di questo impianto. Adesso devo agganciarlo sotto qui. Ok, come vedete questo prende e anche l'altro prende. Adesso prima lo fisso sopra e poi tiro i due raccordi. Adesso tiro i due raccordi. Dovrebbe bastare. Adesso vado fuori, apro l'acqua e poi controlliamo se tiene tutto, manca ancora la testina. L'acqua adesso è aperta, qui si vede tiene tutto, devo solo fargli ancora l'aria qua sopra e poi possiamo mettere la testina. Io uso sempre questo contenitore di gomma, è molto pratico, si piega bene e lo uso praticamente ogni giorno. Se sentite che esce l'aria, dobbiamo farla fuori finché non esce l'acqua. Come vedete adesso mi esce solo l'acqua, quindi è pieno il calorifero.
E qui vi faccio vedere perché è importante coprire. Come vedete, è tutto nero, l'acqua è veramente nera. Qui sulle piastrelle si pulisce senza problemi, quello lo pulisco con uno straccio. E qui volevo farvi vedere l'acqua che c'è dentro nell'impianto. Metto dentro il guanto così si capisce, guardate com'è l'acqua, è praticamente nera. Non è mai stato lavato questo impianto. E questo impianto ha più di 25 o 30 anni. Qui adesso vedete, dopo aver tolto tutto è bello pulito e adesso possiamo mettere ancora la testina termostatica. E qui il cliente vuole che io la testina la blocco, che non si può chiudere del tutto, come vedete adesso è chiusa del tutto. Lui vuole che non si può chiudere più di così. Per fare quello ci sono qua questi due fermi che si possono tirar fuori, cioè togliere, e poi la metto qui sul numero vicino al numero 3. Lo metto dentro e poi con cacciavite si schiaccia dentro. Adesso vedete che fino a 5 si riesce, però non sotto questo punto qua che è praticamente 2. Così si possono bloccare per non chiudere del tutto. Queste testine della Danfoss sono solo da schiacciare dentro, aperta del tutto, si schiaccia dentro e funziona. Vi faccio vedere anche il fermo da vicino. Come vedete qui questo segno è il numero che abbiamo e poi non va sotto 2 e qui si vede che è sul 2. Come avete visto ci sono delle belle soluzioni se avete valvole così vecchie che non funzionano più o peggio se perdono si possono mettere valvole così. Sotto trovate dei link, se avete domande scrivetemi pure nei commenti. Grazie mille per avermi seguito.